Non pensare che mi dispiace. Si è detto facilmente. Non dire parole di cui ti pentiresti. Non lasciare che il fuoco alimenti la tua mente. Credimi, il sole nei tuoi occhi. Prendi le bugie meritevoli di essere credute. Io sono l'occhio nel cielo che ti sta guardando e non ho bisogno di vedere oltre per sapere che posso leggere la tua mente. Oh,
sono l'ultima, sempre l'ultima. Mi mette fretta picchiettando il bastone sull'asfalto. Ma io ho scelto di essere lenta. Ho scelto di essere l'ultima. Sono stanca delle loro paranoie, degli uni e degli altri. Ci mancava solo il muro. Mia nonna pascolava al di là di questo muro. Mia madre pascolava proprio dove sorge il muro. Io non ho un pascolo preciso. E comunque sono al di qua del muro. Allora ho scelto di essere lenta. Ho scelto di essere l'ultima. Quando dobbiamo fiancheggiare questo muro, divento ancora più lenta. Voglio che lo guardino. Voglio che ne sentano tutto il peso. Quando passiamo tra i soldati, divento, se possibile, ancora più lenta. Voglio che vedano l'assurdità. Voglio che sentano il tempo diventare pesante. È per questo che ho scelto di essere l'ultima. Per protesta. Hallelujah.
mezzo. A volte capita, se non sono soddisfatti di quello che abbiamo, di essere tentati di andare oltre e cercare altrove. Voglio tornare e ricominciare.
questa è la strada. Senti, vogliamo annunciare questo pezzo? Annunciamo un po'. Questo lo cantano tutti, eh. Vediamo. Si chiama Il Pescatore. Di Andrea, arrangiato dalla PFM, quindi noi lo suoniamo, voi lo cantate. Usciamo un attimo ai schermi del teatro. Siamo in una piazza. Poi sai dove te fare. Ronico, dove esci? Non troppo. La roba giù.
Ma quanto è alto questo muro? Quanto è forte questo odio? È come un getto d'inchiostro nero sul mio futuro, sul nostro futuro. Ma quanto è forte questa mia paura? Quanto è forte questo mio odio? È come un getto d'inchiostro nero sul mio futuro, sul nostro futuro. Vorrei riuscire a rilassare la mia mano, aprirla in un gesto di speranza, mettere i miei passi di fianco ai tuoi, le mie speranze vicino alle tue, in un disegno fatto di nuovi colori, cambiare questa realtà così dura, come le pietre che stringo in mano, cambiare questa realtà così fredda, come il calcio della mitraglietta che stringo in mano. Il nostro conflitto è una partita persa per tutti. La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. Ho cominciato prima a dirvi che questo è il nostro ultimo brano, il brano con cui ci salutiamo. Anche questo brano, anche se può sembrare fuori luogo, in realtà non lo è, perché questo è un brano che parla dell'amore di un padre per il proprio figlio, proprio nell'ambito di un altro conflitto fratricida, quello israelo-palestinese, e che come tutti i conflitti è fratricida, e parliamo del conflitto irlandese. Questo brano lo suoniamo per tutti quei popoli ancora in guerra, con la speranza che prima o poi la ragione, l'amore prevalgano sulla ragione di Stato, sugli interessi, e il nostro mondo possa finalmente vivere un lunghissimo periodo di pace. Tutte le varie grazie. So we made our love always together.
solidale per la Res Marche, grazie a Pastor Moro che ha detto il loro argomento, per le voci fuori campo, Marco Modeghi e Paolo De Cento, per la regia Stefano Stefanelli, nascosto dietro le quinte, l'associazione Dardinar di Musica Free Service, nella persona di Corrado Cantani, i nostri amici, alla persona Rocco Intassi e Luca. Grazie a Luca! Prima di tutto, prima di presentarci, permettetemi ancora una volta di ringraziare pubblicamente per tutto questo lavoro il nostro batterista Paolo De Cento, soprattutto grande amico, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Applauso a Paolo! E ora ci presentiamo alla chitarra e a basso, Massimo Melampioni. Guardo negli occhi
bis, l'ultimo, leggermente più acceso, che è un po' lo spirito del gruppo. Thank you.
Senza essere troppo pesante, però se scelgo, date un'occhiata ai prodotti che ci sono in esposizione, se qualcuno li vuole acquistare, noi ci fanno grande favore, soprattutto dei motivi per cercare di coinvolgerli anche in questi piccoli acquisti. Scusa, si era scordato di ringraziare i piccionai lassù, Federico e Francesco, nonché figli, che hanno seguito Luci, eccole, grazie, i video. Tanta gente, abbiamo coinvolto intorno a questa serata. Grazie. Il Fan Food Club con la Presidente, ma stasera sono un po' pochini, Presidente e Vice, un po' pochini. Prossima volta vogliamo una ventina. Grazie a tutti, buonanotte! Con noi il tempo di mettersi la maglietta andiamo a mangiare.